Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, giovedì 19 luglio. Vediamo quali sono i temi fondamentali. Beh, tutti quanti i giornali parlano ovviamente dell'uscita di scena del ministro della famiglia Costa, che lascia il governo Gentiloni. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi, è stato di parola, lo lascia perché non condivideva lo ius soli e precedentemente una riforma disastrosa, ragione Raffaele, sì, Raffaele, il figlio di Raffaele Costa, ha ragione l'ex ministro Costa, che era quella della riforma del diritto penale con le prescrizioni incredibili che sono state introdotte. Ovviamente tutti che commentano le questioni politiche, due palle così che evitate largamente di fare. Quello che è successo è che cambia poco in un governo che sta morendo che il ministro Costa se ne vada via. Ha fatto bene ad andarsene via se non crede a quello che dice. Ci sono mille retroscena, vi potete immaginare quanto ci inzuppino il pane, come si suol dire, i giornalisti italiani. Alfano se la prende, anche se la battuta che mi viene da fare è che Alfano, a differenza di Costa, molla il cavaliere per entrare in un governo, mentre Costa molla il governo per andare dal cavaliere. Sono due procedimenti un po' diversi, vediamo chi dei due ci guadagnerà di più. Ma la cosa che più mi ha divertito sulla follia della politica raccontata dai giornali oggi è che ho una pagina sul quotidiano Corriere della Sera che è così titolata: Blitz di Pisapia a Roma. Già l'idea di un blitz per Pisapia, che è uno che si muove con la forza di un bradipo, mi sembra una cosa, inconsueta. Un avvocato docile che dice delle cose, secondo me, tremende, non condivisibili, ma l'idea del blitz non si attaglia proprio a quella dell'avvocato Pisapia. Ma il blitz, sapete in che cosa consisterebbe? Nel fatto che ha visto, ve le leggo, Speranza, un signore che ha fatto per un caso fortuito della vita, grazie a Renzi, presidente del capogruppo al Parlamento, e poi dopo se n'è andato via. D'Alema, Civati, Cuperlo, e non contenta, quella pagina è corredata da un'intervista a Cuperlo che racconta del blitz di Pisapia a Roma. Dopo Repubblica, che ce l'ha menata per 3 giorni su questo Pisapia, che poi non si candiderebbe mai a fare l'alternativa di Renzi, oggi ci troviamo il blitz di Pisapia a Roma. Ma dico, ma i giornalisti pensano che qualcuno veramente sia interessato a queste stronzate, al blitz di Pisapia a Roma? Io non ce l'ho col, anche il blitz di Lupi a Roma, o anche il blitz del Cavaliere Berlusconi a Roma, o anche il blitz di Renzi, ma chi se ne frega? Ma veramente si può parlare di blitz? Diverso il discorso del giornale che parla di svolta a destra dei centristi. E qui voglio dire, se siete interessati alla politica, i centristi che starebbero cercando di avvicinarsi a Berlusconi, è un tema che hanno tutti quanti i giornali, possono essere più o meno interessati. Chi non si avvicina mai, neanche per sbaglio, a Berlusconi, perché duro e puro sono quei liberali tosti alla Mingardi, che amico mio, conosco bene, il presidente o il direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che oggi fa un fondo sulla stampa in cui spiega perché è sbagliata l'idea della doppia moneta che propone Berlusconi. Peraltro io sono d'accordo con lui, la doppia moneta o si lascia l'euro perché non siamo in grado di starci, oppure la doppia moneta rischia di creare più confusioni che altro. Ma il punto è un altro. Io mi chiedo e chiedo all'amico Mingardi, ma se Berlusconi, come tu scrivi nelle prime 10 righe, nel suo programma c'ha questa minchia della doppia moneta, ma anche c'ha una questione importante come la flat tax, che voi stessi ci state facendo due palle così, e giustamente sul Sole 24 Ore con il pezzo di Rossi, ex comunista canosino che è diventato adesso improvvisamente liberale, sull'importanza della flat tax. Io sono d'accordo con voi, è stupenda la flat tax, ma se c'è un partito che la vuole propugnare è la Lega e Forza Italia. Invece di fargli sempre un mazzo così, non potete dirgli: ragazzi, meno spesa pubblica, combattere il debito, tutte cose che scrivete, ma fate bene a fare la flat tax? No, a Berlusconi i liberali non devono mai riconoscere nulla. Siamo quattro gatti, è sempre più bello anche per noi liberali non dirci di destra, non stare mai col Berlusconi anche quando dice una cosa giusta, stare sempre dall'altra parte, in quella in cui ci becchiamo delle belle collaborazioni dalla sinistra, che poi alla fine ci odia e ci usa come foglia di fico. Caro Mingardi, fattelo dire, oggi il pezzo era un pezzo sbagliato, perché è giusto quello che scrivi, ma se c'è un partito che vuole la flat tax, non è certo la sinistra, riconosceglielo, combattiglielo. La politica non è un centro studi, no? Non voglio citare Formica che sangue e merda, come diceva l'ex ministro socialista, ma se i nostri intellettuali pensano di schifarsi, di schifarsi quando una cosa viene dal centrodestra sempre e comunque, beh, difficile che si ottenga alcun risultato. Risultati li ottiene Macron, che invece
se ne fotte di tutto e di tutti e fa fuori in un secondo il capo di Stato Maggiore francese. Fa una battuta straordinaria, perché il capo di Stato Maggiore francese ha detto che non è d'accordo su Italia la difesa, quindi una cosa molto popolare in Francia nei momenti dell'immigrazione, dei rischi di terrorismo. Beh, il Presidente della Repubblica francese dice: tra il Presidente della Repubblica francese e il capo di Stato Maggiore, chi deve cambiare lavoro non sono certo io. Una cosa di questo tipo. Grandissimo Macron. Lo racconto questo grandissimo Macron perché, come spiega bene oggi benissimo Giuliano Ferrara sul Foglio, sulla la politica, sulla giustizia, sulle leggi, sulla magistratura, financo e soprattutto sui militari, forse un certo primato dovrebbe continuare ad averlo, anzi ad esercitarlo, a differenza di quello che avviene in Italia, quando mi sembra che il primato sia fatto dai magistrati più che dai politici. E a proposito di magistrati e di scelte, è stupenda oggi la storia che i giornali di centrodestra non cavalcano molto perché sono molto eccitati dal fatto che Costa abbia lasciato la sinistra per andare a destra. Ma ieri è successa una cosa incredibile: un immigrato della Guinea, che aveva già peraltro un decreto di espulsione e che aveva una serie incredibili di denunce, viene pizzicato da due poliziotti alla stazione centrale, mi sembra, di Milano, e ad uno dei poliziotti tira fuori un coltello, anzi viene pizzicato, stava con un coltello dicendo all'A qualche minchiata diciamo sconnessa, ma anche potenzialmente molto pericolosa, e accoltella un poliziotto che ha qualche giorno di prognosi, e il poliziotto si salva perché ha un ciubbotto antiproiettile dove c'è un buco del generale De Villiers, un generale vero, dice François. Ecco, vedi che cita bene grande Giorgio Tocchi, sempre presente nelle nostre dirette, un saluto a Giorgio. Allora questo immigrato accoltella un poliziotto e il PM chiede la sua custodia cautelare, e il GIP, l'ufficio del GIP, dice che non può essere tenuto in custodia cautelare, va bene, non può essere tenuto in custodia cautelare perché la sua condotta è frutto della concitazione del momento. Quindi lui ha cercato di uccidere un poliziotto, perché con un coltello uno cerca non di dare una carezza fino a prova contraria, e soprattutto ferisce il poliziotto, e soprattutto quel poliziotto aveva un giubbotto antiproiettile. Se non avesse avuto quel giubbotto antiproiettile, che avesse fatto da scudo al poliziotto, forse i giorni di prognosi sarebbero stati superiori. Ma io non voglio entrare nel merito di quello che è avvenuto, voglio entrare nel merito di quello che ha detto: la condotta frutto della concitazione del momento. Calcolate che la concitazione del momento, per uno che già aveva varie denunce e aveva un decreto di espulsione, insomma, vabbè. Andiamo avanti. Ma oggi i giornali di centrodestra, come ho detto, non è che lo cavalcano molto questa cosa, e leggo oggi Piero Colaprico sulla Repubblica. Allora veramente capisco perché io sto da una parte completamente diversa da quella. Perché sapete cosa leggo su Piero Colaprico della Repubblica? Piero Colaprico sulla Repubblica mi spiega che il motivo per il quale l'immigrato, leggetelo, vi assicuro, non è in galera, è per le leggi di ad personam fatte da Berlusconi, che hanno reso più difficile arrestare i poveri cristiani. Cioè, è colpa delle leggi di Berlusconi, che per salvare se stesso ha salvato l'immigrato. Questa è la tesi. Poi però lo stesso Colaprico mi spiega che i motivi per i quali si deve fare la carcerazione preventiva sono tre: il pericolo di fuga, e mi sembra che lui la escluda, Colaprico, ma io, un signore che come questo, che si dilegua in un secondo, non penso che ci sia, perché ci volete che vada? Va, si nasconde come tutti questi che non hanno né nome né cognome né impronta digitale. Seconda cosa, la reiterazione del reato, e lo stesso Colaprico dice: beh sì, forse potrebbe rifarlo. Come potrebbe rifarlo? Ha avuto pieno di denunce, ha cercato di ammazzare un poliziotto e lo lasciamo libero, porca puttana. Io voglio veramente mettermi nella testa di questi malati di anti-berlusconismo. Adesso è colpa di Berlusconi se questo qua il magistrato non lo arresta. Non è colpa del fatto di un pregiudizio di questi magistrati, che leggendo troppo il fatto, se quello non fosse stato un immigrato ma fosse stato un impiegato pubblico, un imprenditore, l'avrebbero messo in carcere preventivo, perché i colletti bianchi devono stare più in carcere che quelli che fanno la delinquenza comune, scippi. È tutta colpa di Berlusconi. A me mi fa venire il sangue al cervello. Leggetevi Colaprico e lo avrete anche voi. Se uno deve stare in galera, è uno che prova ad accoltellare un poliziotto. La carcerazione preventiva per me fa schifo, ma in un caso, cioè uno che cerca, dopo numerose denunce, dopo la richiesta di espulsione, si munisce di un coltello, va alla stazione centrale e cerca di ammazzare un poliziotto, in quel caso forse la carcerazione preventiva proprio in questo caso servirebbe, o no?
Se no, veramente mi sembra veramente di stare di vivere in un mondo all'incontrario. Sugli immigrati oggi sommella, un altro mio amico, mi spiace parlare male delle persone che poi stimo come Mingardi e sommella, fa i calcoli dei costi degli immigrati e dice che in Italia costano 3,3 miliardi e nel 2016 sono stati il costo dell'accoglienza ed è destinato a salire. Però mette e sbaglia sommella, dice però gli immigrati danno contributi all'INPS per 8 miliardi. Allora sommella, la cosa è molto semplice, tu la dovresti conoscere. I contributi che si pagano all'INPS non sono un regalo fatto dagli immigrati agli italiani, sono un conto contributivo per cui quando andranno in pensione se li riporteranno indietro con gli interessi. Quindi quelli non sono soldi che danno al sistema contributivo, sono il loro conto per poi godere della pensione. E poi c'è un altro discorso, sommella. Gli immigrati che stanno arrivando in Italia oggi non sono quelli che pagano i contributi all'INPS, non sono le nostre filippine, non sono le nostre rumene, non sono le nostre badanti, non sono gli operai che lavorano nelle fabbriche. Non è quella gente lì, perché oggi quei lavori non ci sono più, non sono a disposizione di questi 500.000, 180.000 che sono arrivati, più 200.000 che arriveranno quest'anno, che non pagheranno nulla all'INPS perché semplicemente non potranno lavorare in questo paese. E non sono neanche quei 6 miliardi che vengono dati all'IRPEF. Questi signori che vengono in Italia, usano la nostra sanità, la nostra istruzione, la nostra accoglienza, più i 3 miliardi e 3 che servono per dargli 35 euro a loro e alle cooperative che li sostengono. Difficile da dire? No, è facilissimo. Sole 24 ore oggi. Molto bello il pezzo sul fatto che in Italia ci sono all'asta 357.000 immobili derivanti da mutui non pagati. Devo andare veloce perché non ho molto tempo. Feltri fa una recensione scritta divinamente sul libro di Selvaggia Lucarelli, dicendo che sostanzialmente fa schifo il libro, ma non Selvaggia Lucarelli. Mi spiace, Gabrielli, il capo della polizia, ieri fa un'intervista sul G8 di Genova e oggi la cosa che mi fa pensare è che i leader dei No Global dicono che ha detto parole coraggiose. Allora io penso che, a differenza di quello che ho detto ieri, forse Gabrielli non me la racconta giusta. Se il capo della polizia, secondo i No Global, dice delle cose coraggiose, e siccome io penso che i No Global siano uno dei problemi di questo paese, come i centri sociali, le manifestazioni che fanno, la violenza che portano in piazza, c'è qualche cosa che non va in quello che dice il capo della polizia. Tutti i contribuzionati che fuggono all'estero per pagare meno tasse, io penso, come pensava quel grande filosofo liberale, vote with the feet. Se i pensionati italiani con quattro soldi vanno all'estero perché all'estero, tipo il Portogallo, gli fanno pagare meno tasse, secondo me è l'unica forma di ribellione civile che abbiamo. E quindi a Sergio Rizzo, che prende per il culo i giornalisti che vanno all'estero, dico: caro Sergio Rizzo, se guadagnassi tu quello che guadagna un pensionato, 1.000 euro al mese dopo una vita di lavoro, non tutti che quelli che vanno all'estero hanno una vita di lavoro ma pochi contributi, dice Boeri, beh, insomma, se tu guadagnassi 1.000 euro e trovassi un paese che ti fa pagare di tasse 10 euro su 1.000, beh, faresti la stessa identica cosa e avresti il diritto legittimo di farlo. Scappare dalle tasse è l'unico diritto per essere fuori dalla nostra. Poi legalmente, come è possibile farlo in questi casi? È l'unico modo per sottrarsi alla schiavitù. BBC non è la RAI. Daily Mail oggi parla di ammutinamento. Cosa sta succedendo alla BBC? Perché hanno obbligato alla BBC a pubblicare gli stipendi delle loro star. Ci sono 96 persone che guadagnano più di 150.000 pounds e la cosa incredibile, dice l'America e dice l'Inghilterra, e compreso il Premier Theresa May, è che i due terzi di queste persone sono uomini. Le donne non guadagnano quei soldi. Nella liberal e progressista BBC, nota il Daily Mail, c'è un maschilismo senza pari, e soprattutto, come sempre avviene quando si rendono pubblici gli stipendi delle star, succede un casino pazzesco. Insomma, la BBC è molto peggio della RAI, anche se a ben guardare, secondo me, nella RAI ci sono molte più persone che guadagnano 150.000 euro di quanto ce ne siano la BBC, dove ce ne sono solo 96. E in più, aggiungo, il più pagato della BBC guadagna 1.800.000, mi sembra di aver letto oggi sul BBC, sul Daily Mail, mentre Fazio, l'ultimo che mi viene in mente, guadagna 2.800.000 in RAI. Quindi la star della BBC viene pagata per eccellenza, su cui c'è tutta la polemica, 1 milione di euro in meno rispetto a quanto viene pagato Fazio. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao ciao.